Greta Rossetti e Sergio Dotta vi pensano di andare a convivere ora che il Grande Fratello si è concluso? La ragazza ha le idee chiare a riguardo. Nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello, sono state diverse le coppie che si sono formate, a conferma di come l'attrazione che può nascere tra due persone possa essere difficile da tenere a bada quando si sta a stretto contatto per mesi. Non è detto poi che queste relazioni siano poi destinate a durare, a fare da controprova per tutti poi è la vita di tutti i giorni, in cui possono emergere in maniera ancora più chiara pregi e difetti, ma c'è stato chi in passato è arrivato anche a creare una famiglia grazie a questa esperienza. Tra i GFini, che hanno conquistato il popolo che ha seguito il reality ci sono certamente Greta Rossetti e Sergio Dottavi, che hanno voluto costruire il loro rapporto in maniera graduale già quando erano nella casa, soprattutto su decisione di lei. L'ex tentatrice era infatti ancora ferita dalla fine della love story con Mirko Brunetti, per questo preferiva non bruciare le tappe. Non sono mancate in queste settimane le critiche alla loro relazione, soprattutto perché c'è chi ha notato, anche a livello estetico, un forte cambiamento nel ragazzo, sollecitato a detta di alcuni da suggerimenti nati dalla fidanzata, anche se lui ha smentito tutto. Anche i più scettici si stanno così ricredendo sul loro legame. Greta Rossetti e Sergio Dotta vi andranno a convivere? Ecco il pensiero della ragazza. Da quando il Grande Fratello si è concluso, molti dei protagonisti amano aggiornare i loro fan attraverso i social su come stiano procedendo le loro vite, cosa che sta facendo anche Greta Rossetti, che era già onnipresente su Instagram già da prima. Chi entra in contatto con lei è inevitabilmente interessato a sapere l'evoluzione della sua storia d'amore con Sergio Dottavi, raramente lei si tira indietro quando si tratta di soddisfare la curiosità dei follower. Un utente le ha così chiesto se i due abbiano in programma di convivere, soprattutto per colmare la distanza, visto che lei vive a Monza e lui a Roma. Il tema è certamente importante, ma su questo lei sembra le idee chiare, l'idea di mettere su casa insieme non rientra, almeno per ora, tra i loro piani. Ci conosciamo solo da qualche mese, e non abbiamo intenzione di bruciare le tappe. Abbiamo già vissuto insieme durante il Grande Fratello, non credo a chi va a convivere dopo pochi giorni. Secondo me è necessario costruire delle basi, solo così è possibile sopportarsi e supportarsi a vicenda. Sergio, che era al suo fianco in macchina, ha condiviso il suo pensiero, segno evidente di come per loro non ci sia alcuna crisi all'orizzonte. Anzi, ora che è estate stanno facendo il possibile per stare uno vicino all'altra, stare lontani per qualche giorno per poi rivedersi può rendere ancora più forte l'amore che li lega. L'influencer vuole ora fare tesoro anche di quanto accaduto con Mirko, con cui era arrivata a fare un tatuaggio di coppia dopo pochi giorni, per poi procedere con le presentazioni in famiglia quasi subito. Oggi lei vede il sentimento che prova in modo più maturo, proprio perché non hanno bruciato le tappe. Non a caso, Greta definisce il suo primo bacio con il fidanzato, l'errore più bello che mi è capitato di fare.